Come ha accolto l'invito per inaugurare quest'anno accademico della RUFA? Beh, attraverso Jenny che mi ha detto che ci sarebbero stati degli studenti a cui avrei fatto molto piacere incontrarmi. Ho passato questo per dire certo vengo, bene. Per i giovani architetti che stanno iniziando a studiare, un augurio e un consiglio. Beh, un po' quello che ho detto, l'augurio è di rispettare se stessi e dare via libera alla propria curiosità e quindi cercare di vedere il mondo, di conoscere il mondo, perché questo può dare a loro un senso di sicurezza, di vedere altre persone fuori da questo paese che hanno gli stessi problemi, perché noi pensiamo che abbiamo solo noi i problemi di sussistenza, eccetera, di trovare lavoro e magari si vede che anche altri hanno questa cosa, quindi l'unione fa la forza, prendere sicurezza in se stessi, visitare il mondo e soprattutto quello che ho detto è cercare di essere delle persone, cioè di essere non delle copie o seguire quello che fa qualchedun altro, ma essere originali e non essere delle copie, importante. A questo proposito, lei ha detto che il futuro sono gli oggetti a doppia funzionalità. Sì. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una funzionalità pratica, che è quella dell'utilizzo dell'oggetto, e poi c'è anche una funzione psicologica che l'oggetto può dare a noi. Per esempio, un oggetto che mi aiuta a non sentirmi solo, un oggetto che mi ricorda la presenza della spiritualità, un oggetto che mi ricorda che mi aiuta a rilassarmi, psicologicamente naturalmente. Allora, tutte queste cose, gli oggetti possono farlo e quindi il tempo dell'oggetto che si limita a essere, come dire, un'arte applicata, un oggetto che si limita a essere uno strumento pratico per la nostra vita, direi che è un tempo passato. Oggi l'oggetto è una funzione più ricca, che è un po' la funzione dell'arte. L'arte nel passato era un ritratto, per esempio. Era sì una visione artistica, se chi l'aveva fatto era un artista, ma era anche un modo per ricordare un paesaggio. Quindi c'era anche una funzione pratica. Così il ritratto era un modo per rappresentare qualcuno che stava morendo, per esempio il nonno che un giorno o l'altro sarebbe sparito. Quindi la funzione pratica dell'arte era di fargli una fotografia in un momento che non esisteva la macchina fotografica. Quindi questo c'è sempre stato. Direi che oggi questo modo di essere verrà interpretato dal design. La società è liquida, lei vede questa liquidità come un valore positivo. Allora le chiedo, siamo a un punto di svolta alla fine della standardizzazione? Sì, e direi che il nostro tempo, più che la società, è liquido. È un tempo dove coesistono i valori, coesistono le contraddizioni e questo lo vediamo nella realtà di ogni giorno. E quindi non bisogna pensare sempre nello stesso modo, bisogna costantemente seguire il tempo che evolve ogni giorno e magari cercare di cambiare col suo muoversi e col suo evolvere. Cioè, quello che noi pensiamo quando eravamo piccoli, il giorno dopo, quando non lo siamo più, deve essere diverso da quello che pensavamo. Quello che penseremo domani è diverso da quello che pensiamo oggi. Questo è il modo di essere del futuro. C'è bisogno quindi di una nuova didattica? C'è bisogno di una nuova didattica, certamente. Una didattica che permette alle persone, agli studenti, di prendere in fiducia in quello che essi sono. E cioè, quello che ho detto, ci sono modi di. Io nel mio settore lo facevo attraverso certi progetti che gli studenti dovevano sviluppare, ma direi che ogni scuola può trovare il suo modo per dare agli studenti la fiducia che meritano. E quando uno ha fiducia si permette di fare qualsiasi cosa. Fiducia anche nell'Italia, giusto? Lei ha detto che bisogna riprendere un po' la voglia di essere orgogliosi di questo Fondamentalmente paese. questo periodo, lungo periodo di 40-50 anni di negatività del mondo pubblico italiano, del mondo politico italiano, ha fatto sì che gli italiani sono diventati molto negativi e anche molto pessimisti. E direi che questo è urgente che cambi e questo spero che cambiando poi farà sì che gli italiani da essere dei personaggi negativi che non
intraprendono diventeranno dei personaggi che credono nei progetti e nelle imprese e cambieranno la vita dell'Italia. Siamo tutti in grado di fare, basta volerlo fare, giusto? Esatto. Anzi, finiamo così perché questa è una bellissima cosa.